precedente lezione avevamo eh, introdotto il tema del mondo come volontà al mondo come volontà si arriva attraverso il corpo quindi la intuizione diretta di queste forze che agiscono eh, nel nostro stomaco insomma nella nostra eh, organicità interna e queste forze si riassumono al singolare con un solo termine, che è volontà di vita. Volontà di vita è il noumeno di Kant disvelato, svelato, quindi penetrato attraverso l'intuizione immediata. E ehm, eravamo arrivati a dire che eh, il, il termine volontà di vita si esprime per quanto riguarda l'esperienza umana, e non solo l'esperienza umana, come istinto sessuale. E dunque eh, oggi eh, iniziamo con il leggere e il commentare, un passo di Schopenhauer, sempre tratto dal il mondo come volontà e rappresentazione, in cui eh, Schopenhauer accosta il termine istinto sessuale al termine peccato originale, quindi già da questo accostamento capite che eh, l'istinto sessuale viene visto in termini negativi. Ovvero la volontà di vita si presenta come unitaria, immortale, non cessa mai, incessante. Irrazionale, totalmente cieca e universale, e questa sua caratteristica eh, fa sì che eh, la volontà di vita, questa forza primordiale che tutto permea, che tutto è, si serva dei singoli individui attraverso il cosiddetto principium individuationis. Cioè si frazioni fenomenicamente in tante entità diverse per autoriprodursi. Quindi anche la logica maschio-femmina è una logica eh, che alla fine porta all'autoperpetuazione della volontà di vita, in senso universale, volontà di vita che si nutre dell'auto-perpetuazione delle varie specie animali, vegetali e così via. Tutte le specie, auto perpetuandosi, quindi danno vita a questa sorta di danza cosmica di cui non si vede la fine. Anche se danza cosmica è un termine che potrebbe sembrare ecco, positivo, forse se vediamo le cose dal punto di vista universale, effettivamente eh, lo sguardo può tramutarsi da pessimista a ottimista, o comunque può in qualche maniera neutralizzarsi. Il problema è che ciascuno di noi è intrappolato eh, nel principium individuationis. Ma diciamolo in un'altra maniera, perché principium individuationis è termine troppo astratto, troppo filosofico, nel senso scolastico. E qual è il vizio di fondo eh, di questo gioco, che diventa in un certo senso gioco perverso? È quello che noi chiamiamo egotismo, egocentrismo egoismo insomma l'attaccamento a questo ego a questo io io che è illusorio ma è un'illusione assolutamente necessaria perché noi siamo effettivamente individualizzati per quel tempo che esistiamo in quanto fenomeni provvisori e questa nostra individuazione, eh, necessariamente scollegandoci dal tutto di cui facciamo parte, eh, crea pena, perché si basa sulla consapevolezza del nostro essere impermanenti, transitori, sulla consapevolezza del dover morire e sul fatto che eh, la nostra missione, la nostra funzione in vita, quella di eh, perpetuare la specie, quindi di votarci ad una eh, causa per così dire un universale ma afinalistica, quindi non, mm, non sensata dal punto di vista individuale: che non è in grado di, di soddisfarci, non è in grado di risolvere quella che è l'ansia del nostro stare al mondo. Quindi, Quel sottile sentimento che, per esempio, Lucrezio chiama tedium vitae, eh, Baudelaire, spleen, eh, lo si è chiamato in tante maniere diverse, lo si è evocato in tante maniere diverse nel corso della storia della letteratura e del pensiero eh, occidentale. Ecco, quella sensazione che tutti conosciamo e che si sviluppa. Dal, dall'intestino, no? dal, dall'ombelico, sale fino al plesso solare, a volte immobilizza il plesso solare e influisce eh, sulla corretta respirazione, quindi crea affanno. Sono no. tutti sintomi di stati ansiosi o perturbati, eh, la letteratura psicologica, psicoterapica, è assolutamente piena di queste cose. Infatti, gli antidoti per far fronte per via corporale all'ansia o al tè un vite, eh, passano tutti quanti per l'osservazione del, del ventre, il rilassamento del ventre e la corretta respirazione no? l'Atman delle pratiche yoga che risale all'induismo antico e al buddismo che Schopenhauer, come vi ho detto, studia, approfondisce e in qualche maniera cerca di far suo. Allora capite che il, il male di vivere, il tedium vitae, deriva da questa eh, condizione particolare, ovvero ehm, obbedendo ad un criterio che è universale. E ciascuno di noi eh, tuttavia deve fenomenicamente individualizzarsi, svolge il, il suo compito in maniera individualizzata per poi annientarsi nel, nel divenire del tutto, quindi per poi ripiombare in quel tutto universale che è assolutamente spersonalizzante. Dunque, più ci attacchiamo all'illusorietà del nostro ego, illusorietà che peraltro è necessaria, è condizione necessaria alla esistenza fenomenica della nostra personalità. Abbiamo bisogno, di fatto, di, di un io. Senza un io eh, cosciente come centro della nostra personalità, ci sarebbe impossibile condurre una vita umana eh, a livello minimale. Ecco, pensate al malattie come l'Alzheimer o altre malattie neurodegenerative, no? come la demenza senile, che pian piano ti fanno perdere la memoria e quindi ti fanno perdere eh, quella, quel grumo di, di ricordi che formano il centro della tua personalità, del tuo io, a cui tu, ciascuno di noi, si attacca in maniera più, più o meno forte, più o meno disperata. Ecco, abbiamo bisogno di questo centro, di questo... Baricentro della personalità per svolgere una funzione che però ha una logica che ci sovrasta, che va oltre la nostra individualità, che è la logica della specie. Quindi siamo funzionari della specie, il nostro essere maschi e femmine, il nostro essere individualizzati, eh, storicizzati nel qui e nell'ora, eh, culturalmente è illusorio, evidentemente non ha nessun valore particolare. Dal punto di vista della natura, no? quindi del, della storia della specie, ha questa funzione transitoria. La nostra presenza qui sulla Terra serve a mettere al mondo altre creature, altri individui, i quali perpetueranno a loro volta la specie e vivranno eh, più o meno le stesse sensazioni, le stesse vicende e dovranno affrontare gli stessi drammi che affrontiamo noi quando si è molto piccoli, di questo non si è consapevoli, lo si diventa strada facendo, no? i bambini sono delle de bestie assolutamente feroci nella loro inconsapevolezza, nella loro immediatezza, nella loro ingenuità, ma sono già pronti a quella che è l'esperienza della vita, no? sono dei, dei boccioli che poi sbocceranno, produrranno dei fiori, se vogliamo vederla in termini poetici, e seguiranno anche loro la strada che seguono tutte le creature viventi, no? come le gemme sull'albero che sbocciano più o meno lentamente, producono il fiore. Dal fiore poi si genera il frutto, il frutto poi è destinato pian piano a, a invecchiare, a staccarsi dall'albero, a cadere al suolo e a marcire, e poi dal marcire del frutto deriverà il seme e così via la vita si auto-perpetuerà. Ripeto, questa è la visione generale. Se noi eh, riusciamo per un attimo a collocarci dal punto di vista dell'universale, quindi del ciclo della vita in sé per sé, e ne, am ne ammiriamo da una certa distanza eh, la cieca eh, fine a se stessa, autoriproduzione, possiamo anche goderci lo spettacolo, eh, anzi ce lo godiamo lo spettacolo. Eh, questo a volte, per così dire, ci, ci riempie di serenità. Il punto è esattamente eh, questo, ovvero una delle vie, lo vedremo successivamente, che Schopenhauer propone per curarsi dal mal di vivere, perché la filosofia di Schopenhauer diventa terapia, cura, cura Schopenhauer, è proprio quella dello sguardo dall'alto. Eh, sguardo dall'alto che è tipico dell'artista o della sceta. Eh, avete presente il quadro, quello che rappresenta il romanticismo, che, era, che raffigura quel giovane in cima a una montagna che guarda l'oceano in tempesta eh, da lontano. Allora il fatto di non trovarsi nella tempesta e di ammirare, assumendo una posizione ulteriore, lo svolgimento tragico. Drammatico del ciclo naturale, no? eh, ti dà sollievo. È una forma di terapia significa per un attimo tirarsi fuori dal gioco, ma tu nel gioco ci stai pur tuttavia. Quindi è un, una via di uscita, una, una fuga assolutamente momentanea. Fuga momentanea, rasserenante, che ci allontana dall'immediatezza del nostro egocentrismo, che è la causa, la vera causa della sofferenza, e che ehm, ci consente ecco, di contemplare lo sguardo dell'artista, contemplare da lontano il tutto, senza ehm, essere radicati nel tutto. Da questo punto di vista l'arte più sublime è indubbiamente la musica. Ma ecco descrivendovi le cose in questi termini io vi sto già indicando una eventuale soluzione, soluzione quella dell'arte e della musica che riprenderà anche eh, uno dei seguaci in qualche, in qualche maniera di, di Schopenhauer anche se lui ripeto non lo avrebbe mai ammesso. A pieno titolo, ovvero eh, quel Friedrich Nietzsche eh, che abbiamo già evocato nelle precedenti lezioni, quindi si può contemplare questo magnifico, tragico gioco eh, della volontà di vita, autoriproducentesi eh, attraverso i singoli individui da lontano e godersi lo spettacolo. Il problema è che poi eh, nel nelle onde, nei neurosi ci troviamo eh, quotidianamente, quindi questo tipo di esercizio eh, può essere provvisoriamente salvifico, eh, può ecco, essere condotto in maniera più o meno sistematica e portare qualcuno di noi verso la liberazione. Perché, ecco, dalla volontà di vita occorre evidentemente liberarsi. Da qui una. Um, Vicinanza eh, dichiarata, peraltro, tra il pensiero di Schopenhauer e quello buddista. Mm, poi ehm, vi parlerò anche delle quattro nobili verità del buddismo e vi mostrerò eh, la vicinanza tra il pensiero di Schopenhauer e il pensiero induista, buddista in questo caso. Ma ecco, veniamo alla uh, lettura e al commento veloce di questo passo. La conservazione del corpo mediante le sue stesse forze è un così minimo grado dell'affermazione della volontà che se ci si fermasse volontariamente a questo, noi potremmo ritenere cessata con la morte del corpo anche la volontà che in esso si manifestava ma già la soddisfazione dell'istinto sessuale va oltre l'affermazione della nostra esistenza, la quale riempie un così breve spazio di tempo e afferma la vita oltre la morte individuale per un tempo indefinito. Quindi come dire, la volontà di vita effettivamente è presente in ciascuno di noi, e però eh, i limiti della morte, beh, quelli sono presenti alla coscienza di ciascuno di noi. C'è cioè, però l'istinto sessuale, l'istinto sessuale trascende questa vita qui, trascende il singolo individuo, quindi è un chiaro segnale eh, della forza onnipervasiva e atemporale, per così dire, eternizzante della volontà di vita, quindi il segno del permanere. Eh, autoriproducendosi della volontà di vita eh, in ciascuno di noi, eh, individualizzata in ciascuno di noi, è confermato e testimoniato a chiare lettere dall'istinto sessuale, perché l'istinto sessuale mira a trascendere il singolo individuo per creare evidentemente altri individui, i quali, come dicevo prima, eh, vivranno le stesse vicende eh, dei loro genitori. E così di generazione in generazione, di specie in specie. La natura, sempre vera e conseguente, e in questo punto addirittura ingenua, ci disvela apertamente l'intimo significato dell'atto generativo. È ingenua la natura, è un po' come eh, la natura che si presenta al, all'islandese nel noto dialogo tra la natura e l'islandese contenuto nelle operette morali di Leopardi, ma ingenua, non lo sa, ci sta dando un chiaro segno eh, di come funzionano le cose, no? E a questo ci possiamo arrivare, e dobbiamo evidentemente abbandonare eh, il chiacchiericcio dei pensieri quotidiani, eh, quelli che si basano sulla nostra esistenza puramente fenomenica, no? legata, diciamo, al mondo delle relazioni umane e scavare un pochino dentro di noi. Se scaviamo un pochino dentro di noi arriviamo a toccare con mano la manifestazione eh, intima e eh, disvelata della natura, che è l'istinto sessuale che sta lì ci anima dal di dentro, rappresenta il nucleo pulsante del nostro essere in vita. La nostra coscienza, la vivacità dell'istinto ci insegna che in questo atto si esprime la più risoluta affermazione della volontà di vivere, pura e senza ulteriore aggiunta, come per avventura sarebbe la negazione di altri individui. E così nel tempo e nella serie causale, ossia nella natura, appare quale effetto dell'atto una nuova vita. Eh, effetto dell'atto sessuale è una nuova vita eh, quindi non passare testimone di generazione in generazione di contro al generatore il padre o la madre viene a porsi il generato ovvero il figlio diverso da quello nel fenomeno ma in sé nell'idea identico ad esso cioè il figlio fenomenicamente è diverso dal genitore ma è un altro fenomeno è un altro individuo evidentemente ma nella sua essenza è assolutamente identico al padre, alla madre, ai nonni, cioè ognuno di noi rivive esattamente la stessa vicenda eh, biologico-esistenziale, per così dire, che hanno vissuto le generazioni precedenti e che vivranno le generazioni future. E questo potrebbe essere, per via, diciamo, eh, negativa, una valorizzazione del significato dei classici, ecco perché siamo in grado, oh, leggendo Safo, di cogliere eh, la sua espressione di Eros nell'intimo, perché sta parlando a creature assolutamente identiche, perché noi stiamo vivendo, ciascuno di noi sta vivendo la, la stessa vicenda di Safo, magari con minore consapevolezza, questo è il motivo per cui la parola del poeta parla. Varcando i tempi, varca il tempo se vogliamo usare la visione di Schopenhauer come chiave di lettura del significato dei classici. Varca il tempo perché esprime il noumeno, eh, esprime eh, la volontà di vita, dà voce alla volontà di vita che è sempre identica a se stessa. Ecco perché la vicenda umana in qualche maniera si presenta come astorica. Cioè, la storia è il fenomeno importante, significativo quanto si vuole. E a questo fenomeno eh, ha dato uh, un grande valore, no? l'idealismo tedesco. Ma poi c'è la vicenda eh, biologico-esistenziale, per così dire, dell'umanità. Qui dà voce mh, la poesia, in particolare, no? certe opere letterarie, o certe forme di arte, che invece eh, galleggia nel tempo. Assumendo una eh, posizione, per così dire, astorica, sovrastorica, ecco perché noi possiamo capire immediatamente, eh, non so, un, un, un giambo di ponatte, eh, piuttosto che una, un verso di alceo, eh, li capiamo, li cogliamo con la pancia, prima ancora che con, con la mente. Poi abbiamo bisogno della mente e dell'educazione linguistica. Per mettere in comunicazione la nostra pancia, evidentemente con il testo. E quindi, per questo atto, attraverso questo atto, cioè l'atto sessuale, che le generazioni dei viventi si collegano l'una all'altra in un tutto e si perpetuano. La generazione è. Per ciò che tocca il generante, semplice espressione e simbolo della sua risoluta affermazione della volontà di vivere. Per ciò che tocca invece il generato, cioè il figlio, essa non è affatto la ragione della volontà che in lui si manifesta, non conoscendo la volontà in sé né vera causa sostanziale né effetto, bensì è come ogni causa soltanto l'occasione per il manifestarsi di codesta volontà in un dato tempo cioè in realtà nel generato cioè nel figlio la volontà non è come dire né causa né effetto bensì è semplicemente sdoppiamento fenomenico cioè la volontà rimane un tutt'uno in una dimensione, per così dire aspaziale, atemporale. Ma per manifestarsi in termini fenomenici ha bisogno di prendere forma in quel determinato spazio, in quel determinato tempo, in un individuo. Ma l'individuo nuovo non è come dire causato da una volontà che cessa di essere favore di un'altra volontà che passa il testimone a un'altra volontà è sempre la stessa di volontà che gioca con se stessa che si automoltiplica è un'immensa am ameba per così dire che si scinde in tante piccole amebe per potersi riprodurre ma è sempre lei è sempre la stessa quindi non causa altre cose non c'è una logica di causa effetto anche se cronologicamente il genitore è causa del figlio nell'atto generativo. In realtà il figlio non è altro che manifestazione della stessa volontà che già agisce attraverso il padre, la madre. L'unica differenza è quella generazionale. Un prima e un dopo, ma questo prima e dopo non significano causa-effetto, perché il soggetto di cui stiamo parlando è sempre lo stesso, cioè la volontà di vita. In quanto cosa in sé, non è la volontà del generante diversa da quella del generato. Perché unicamente il fenomeno e non la cosa in sé è soggetto al principio di individuazione. Cioè il principio di individuazione, l'individuo che ha coscienza di essere individuo, riguarda soltanto la sfera del fenomeno. È la nostra piccola miserrima coscienza, quello che noi chiamiamo io, che è una finzione, è un'auto-finzione in realtà. Perché al di sotto... Dando in profondità, al di sotto di questa autofinzione illusoria che noi chiamiamo Io, c'è il mare magnum della volontà, c'è il tutto, c'è l'universale. Questa idea è molto ben espressa nell'induismo che utilizza il termine Atman, come vi dicevo, che significa respiro e nello stesso tempo significa anima. Lo si può utilizzare o con la A maiuscola, e allora l'Atman con la A maiuscola indica il principio divino che è universale, che tutto permia e tutto lega, è il respiro dell'universo, il respiro della natura. Dal piccolo, provvisorio, momentaneo Atman con la A minuscola, con la A minuscola, che è il mio, il tuo respiro. Visto in una logica eh, nomenica, il mio il tuo respiro, affermazione assolutamente illusoria, ridicola, no? Se guardiamo bene, è una porzione, un frammento dell'unico respiro della natura. Esalare l'ultimo respiro, che cosa significa? Quando tu cessi di vivere, quel corpo cessa di vivere, esala l'ultimo respiro, passa il testimone. Facendo riconfluire il respiro nel tutto, alle creature che verranno, siamo parti di un tutto. Ma ci illudiamo, da qui l'altalena tra dolore e noia, da qui la sofferenza causata dal principio individuationis, e insieme alla sofferenza anche la chiave di lettura della possibile terapia del dolore, quindi passare dal principio individuationis andando verso l'universale. Ecco, quando esaliamo l'ultimo respiro, noi ci rimettiamo in collegamento con l'universale. Finché ci illudiamo di poter trattenere il respiro, ci aggrappiamo al respiro, generiamo altra sofferenza. Perché si può morire asfissiati anche trattenendo il respiro. Piuttosto che, come dire, cessando di respirare. Io Inspiro, lascio l'aria nei polmoni, ma quell'aria non è mai sufficiente. Poi la devo tirare fuori, non posso pensare di trattenere l'aria. Così, se ho i polmoni vuoti e mi dimentico, cosa impossibile peraltro, di respirare, evidentemente soffoco alla stessa maniera. Ecco questo gesto semplice, semplicissimo, assolutamente naturale. questo, questa consapevolezza minimale alla portata di tutti ci fa capire quello che siamo in relazione al tutto, e, come dire, scardina le porte del, del non meno. Ci fa capire cosa per natura siamo, qual è la nostra dimensione reale al di là del principio di individuazione. Ho usato un esempio che a eh, Schopenhauer eh, risulterebbe assolutamente gradito probabilmente lo utilizza anche lui in qualche altro passo. Con quell'affermazione, cioè con l'affermazione al principio individuazionis, che va oltre il nostro corpo, fino alla produzione fenomenica di un corpo nuovo, sono anche dolore e morte, in quanto appartenenti al fenomeno della vita, nuovamente affermati. Cioè quando noi attraverso la sessualità affermiamo la volontà di vita e andiamo oltre il nostro corpo perché generiamo un altro corpo, un'altra vita. Passiamo insieme alla vita il testimone di dolore e morte, perché tutto ciò che nasce soffre e muore. Tutto ciò che nasce è impermanente. La nascita è di per sé una condanna a morte. Allora il figlio, dando la vita noi diamo questo tipo di testimone, è inevitabile e lo diamo attraverso l'istinto sessuale. E la possibilità della redenzione, che può venire da una più perfetta capacità di conoscere, è in tal caso proclamata infeconda. In che cosa consiste la possibilità della redenzione? Che vuol dire redenzione? Il circolo dal punto di vista dell'individuo è il seguente. Dolore è la nascita, dolore è l'impermanenza, dolore è la lontananza di ciò che ci piace, dolore è la vicinanza rispetto a ciò che avversiamo, a ciò che ci dispiace, dolore è il cambiamento, dolore è la malattia, dolore è invecchiare dolore e morte e questo è il testimone che passiamo di generazione in generazione allora la redenzione che significa in ultima istanza significa tirarsi fuori è una visione quella induista è quella di schopenhauer eh, diversa controcorrente rispetto alla tradizione eh, occidentale a quella platonica no eh, che va a radicarsi intorno a un centro individuale, intelligente e permanente che chiamiamo anima. L'immortalità dell'anima, eh, da un certo punto di vista, è considerata la soluzione al male di vivere, alla provvisorietà e quindi si brama questa vita dopo la morte, no? E si brama la permanenza, ci si attacca ancora di più al proprio io. Per l'induista l'immortalità dell'anima è una fregatura in un certo senso, ovvero il cosiddetto samsara, il circolo delle reincarnazioni, è il dramma cosmico dal quale ciascuno di noi deve tirarsi fuori. Quindi il punto non è tornare a vivere, è non tornare più a vivere, cessare di reincarnarsi, l'anima poi si reincarna di volta in volta. Quindi non gioca una partita una volta solo la gioca tante infinite volte che ha un pochino il senso di quello che si diceva prima dal padre al figlio al nipote al figlio del figlio del figlio del figlio del figlio sempre la stessa vicenda se è sempre lo stesso principio a riprodursi e questo riprodursi è cagione di dolore di sofferenza la redenzione consiste nello sfilarsi da questo gioco perverso e sfilarsi dal gioco perverso significa collocarsi al di là dell'egocentrismo fenomenico, al di là del piccolo io, quindi sprofondarsi nel tutto, in altri termini, annullarsi. In ultima istanza, eh, quello che eh, i buddhisti chiamano eh, nirvana. E che eh, Schopenhauer definisce NOLUNTAS, conia questo neologismo, no? eh, Tratto evidentemente dal latino. Alla voluntas, alla volontà di vivere, occorre contrapporre la NOLUNTAS. Cioè, non ci sto, non gioco più. Non gioco più. E allora? E allora avete capito, no? Che vuol dire non giocare più? A che cosa dobbiamo badare per sfilarci pian piano da questo gioco perverso che è la vita che si serve dei singoli individui per mantenersi sempre verde per così dire dobbiamo sfilarci dal peccato fondamentale che è la sessualità dobbiamo rinnegare la sessualità dobbiamo astenerci dal sesso mettiamola in questi termini dobbiamo sublimare la sessualità del resto, uno dei principi fondamentali di tutte le pratiche religiose e spirituali, da Occidente ad Oriente, passando per il Medio Oriente, da nord a sud, è sempre questo: cioè il controllo della sessualità, il valore della castità, il voto di castità, il valore della castità. E quindi non essere più agenti inconsapevoli di una forza che ci sovrasta, ma al limite usare consapevolmente la sessualità. Eh, oppure astenercene del tutto se è possibile meglio ancora astenercene del tutto è quello il gioco perverso eh, con il quale dobbiamo cominciare a familiarizzare qui sta la profonda ragione della vergogna onde si cela il traffico generativo ecco da questo deriva la profonda ragione del fatto che si prova vergogna di fronte alla sessualità, del fatto che, come Adamo ed Eva, gli organi sessuali sono le pudenda. Ciò, tor torniamo all'etimologia latina, pude, Ciò di cui ci dobbiamo vergognare, quindi le dobbiamo coprire con la classica foglia di fico. Questo concetto è rappresentato miticamente nel dogma della dottrina cristiana secondo il quale noi tutti siamo partecipi del peccato di Adamo, che evidentemente non era se non la soddisfazione della voglia sessuale. Adamo il peccato lo compie dopo la creazione di Eva e lo compie maschilisticamente, possiamo dire, a causa della creazione di Eva. Se Eva non fosse esistita Adamo non avrebbe peccato. Il serpente che raffigura la sessualità seduce Eva finché Eva possa sedurre Adamo. E per esso siamo soggetti alla sofferenza e alla morte. Attraverso il sesso siamo, siamo soggetti a soffrire e a morire, cioè a perpetuare in eterno sofferenza e morte. Con ciò quella dottrina va oltre il modo di vedere fondato sul principio di ragione, penetra l'idea dell'uomo, l'unità della quale viene ricostituita. Dal suo frazionamento negli innumerevoli individui mediante il vincolo della generazione che tutti li riunisce. Quindi il vincolo della generazione riunisce tutti gli individui in un tutt'uno: eh? da padre in figlio a nipote e così via. È un unico circuito. Vede così, da un lato, ogni individuo come identico ad Adamo, alla rappresentante dell'affermazione della vita. E in questa qualità destinato al peccato, ovvero dotato di peccato originale, al dolore e alla morte. Dall'altro lato la conoscenza dell'idea le fa apparire ogni uomo come identico al Redentore e quelli che rappresenta la negazione della volontà di vivere, e sotto questo rispetto partecipe del sacrificio di Lui, per merito di Lui redento e salvato dai vincoli del peccato e della morte, ossia del mondo. Epistola ai Romani. 5, 12, 21, San Paolo. Insomma, che operazione ha fatto qui Schopenhauer? Ha ripreso il mito, anzi, due miti del cristianesimo, due miti biblici, no? quello di Adamo e quello di Cristo. Allora, ciascuno di noi è uguale a Adamo, è uguale a Adamo eh, nella diciamo, corruzione della sua natura, la corruzione della natura di Adamo è rappresentata dall'istinto sessuale, siccome l'istinto sessuale Perpetua generazione dopo generazione, si perpetua con esso, le lega insieme in un fil rouge, eh, un filo rosso che tutto permea. Ebbene, in questo noi siamo identici ad Adamo, ecco perché nasciamo già con il peccato originale: il neonato al primo vagito sta già esprimendo la sofferenza del vivere, nasce attraverso l'atto sessuale e nasce per compiere l'atto sessuale. Ecco il peccato originale, ecco la, la dannazione del sesso, no? Questa è l'interpretazione del mito cristiano, evidentemente. E dall'altra parte, il Redentore Cristo, in cui ciascuno di noi si può, per così dire, identificare, che messaggio porta? Porta il messaggio del dire addio la vita e il morire, il sacrificarsi, diventare l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, che si sacrifica cioè che interrompe la catena dell'autoriproduzione, che dice di no alla volontà di vita, che si tira fuori. Ecco il senso della redenzione. Beh, evidentemente è un'interpretazione eh, di Schopenhauer, quindi eh, chi, è, eh, chi si ritrova nella fede cristiana ne dà interpretazioni ben diverse. Irving Yalom, romanziere americano, psicanalista, quindi lui mestiere fa lo psicanalista, ma è anche un grande romanziere, ha scritto un libro una quindicina di anni fa che si intitola La cura Schopenhauer. Cura Schopenhauer, se avete tempo vi consiglio di leggerlo, è molto bello, appunto poi è un romanzo. E praticamente parla di, un, di uno psicanalista eh, al quale è stata diagnosticata una malattia incurabile e eh, quindi gli rimane poco più di un anno di vita e decide eh, di, di vivere questo ultimo anno che gli rimane non pensando alla morte e dando tutto se stesso um, nella, nella professione no, che svolge. E in particolare gli sovviene il caso di una persona che aveva avuto in cura tanto tempo prima e che mh, era stato il suo più grande insuccesso. Perché questa persona aveva detto che non aveva tratto alcun giovamento dalla sua psicanalisi, dalle sue sedute psicanalitiche e dunque aveva preso le distanze in malo modo ecco, dal, dallo psicanalista. Lo ricontatta e lo invita a a partecipare a queste sedute di gruppo che costituiranno come dire la trama dell'ultimo anno della sua vita per dare il contributo un contributo importante ai nuovi pazienti ai pazienti che ancora hanno bisogno di lui quindi lo considera quasi un suo pari e quello gli si presenta e dice no io in effetti sì ecco mi ricordo non ho tratto alcun giovamento dalle, eh, dalle, dalle sue terapie mh, dai nostri incontri però mi sono curato grazie a Schopenhauer ecco il titolo la cura Schopenhauer. Anzi, adesso faccio il consulente filosofico. Quindi, il, questo paziente era diventato consulente filosofico e si presta. Dice: Benissimo, do il mio contributo. Vengo volentieri. Eh, così vediamo un attimo se posso anche io essere d'aiuto. Comunque, do la mia testimonianza. Eh, la sua testimonianza è eh, perfettamente in linea con il pensiero di Schopenhauer, quindi è assolutamente pessimistica, negativa. E eh, il disturbo eh, da cui lui pian piano no, si, si, era, eh, si era curato attraverso la cura Schopenhauer era eh, una forma di sessualità compulsiva, ossessiva. Ecco perché vengo al dunque, Marta, no, per rispondere alla tua domanda. Allora, eh, come, come si era curato lui? Beh, eh, aveva, cu aveva curato l'attaccamento eh, generato dal... Dall'innamoramento, no? dall'amore romantico che coinvolge comunque l'io a vari livelli e che poi porta effettivamente alla, alla generazione, no? a mettere su famiglia e eh, alla generazione di, di un figlio o di più figli attraverso un uso assolutamente asettico, spietato, quasi pornografico del sesso. E allora la, quel tipo di sessualità o quel modo di rapportarsi alla sessualità. Eh, che peraltro è molto presente nella società contemporanea, lo era evidentemente anche nelle altre società in ogni tempo, anche se poi non, non emerge in maniera così netta. Oggi è eh, mh, estremamente presente e si esprime, eh, questo è un fenomeno sociologico molto rilevante, attraverso il sesso eh, via internet, il cosiddetto cybersex, no? è stato pugnato proprio un neologismo. Perché? Perché questo tipo di sessualità ha, eh, per così dire, un valore puramente onanistico. Eh, dunque, eh, non compromette eh, i sentimenti, l'anima dell'individuo, ti mette al riparo quindi da, dalla sofferenza, no? dalla disillusione. E mette tra te e il tuo interlocutore uno schermo che okay? è uno schermo protettivo. Apparentemente sembra. questo lo dice anche Bauman, no? Zygmunt Bauman, eh, quando parla di amore liquido. Eh? Eh, lo schermo del computer eh, non è tanto un mezzo di comunicazione, ma è una, una barriera, una distanza, è un, uno schermo protettivo, eh? una sorta di preservativo, no? una membrana che mi isola dall'altro. E quindi mi, mi mette al riparo dalla, dalla paura di espormi troppo, ecco per così dire. Quindi il sesso consumato in questa maniera eh, non genera, non produce figli, è un inganno dell'inganno. Cioè, riusciamo a prendere in giro, per così dire, la volontà che vuole autoriprodursi attraverso di noi. E utilizzando il sesso in una maniera eh, non generativa, ecco, artificiale, distaccata, certo, il prezzo che si paga e che paga anche il, il protagonista, no? il coprotagonista del romanzo di Yalom, è un prezzo terribile. Perché questo genera eh, delle forme di, di nevrosi, di asocialità, eh, di solitudine eh, terribili, no? Per cui eh, questo signore, a forza di raffreddarsi, di raffreddarsi, di raffreddarsi, eh, alla fine, dal punto di vista emozionale, è diventato eh, decisamente stitico, per così dire. Quindi vive... ha risolto un problema con la cura Schopenhauer, ma effettivamente la soluzione di questo problema ne ha creato un altro, quindi da qui il confronto eh, con lo psicanalista, eh, eh, il, il romanzo è molto complesso, dunque lui arriva eh, dicendo io sono guarito, mi sono autoguarito, sono guarito attraverso Schopenhauer, eh, per poi scoprire che effettivamente eh, no, eh, anche lo psicanalista aveva ragione e aveva bisogno dello psicanalista per guarire in un'altra maniera, quindi andare anche oltre Schopenhauer. D'altro canto, lo stesso psicanalista, il quale si sta preparando ad affrontare la morte, eh, apprende da questo novello discepolo di, di, di Schopenhauer, quindi è un rapporto eh, diciamo dialettico tra i due e eh, gratificante per entrambi, significativo per entrambi. Allora eh, dunque giungo alla risposta. E Schopenhauer è in vita ha fatto da quel po' che ne sappiamo, da quelle tracce che ci sono rimaste, ha fatto quello che poteva fare a metà dell'Ottocento eh, un uomo in termini di cybersex, ovvero il cybersex non esisteva, esistevano i bordelli, le case chiuse, esiste il mestiere più antico del mondo che è la prostituzione, allora quel tipo di eh, esplicitazione della sessualità che peraltro è irrefrenabile, è dolorosa, non la si può comprimere più di tanto, però la si può ingannare perché quell'atto sessuale è un atto non generativo, dunque è un atto che nega la volontà di vita, la inganna perché Eros è l'inganno, è l'illusione dorata, che ci fa innamorare e ci fa mettere al mondo un figlio per poi gettarci via, no? Come frutti marci per così dire, quello che conta è il seme che abbiamo piantato e dobbiamo illuderci di eros, di amare, eh, di vedere cose che non ci sono e questa illusione è funzionale a mettere nel mondo il figlio. Invece eh, vivere la sessualità in questa maniera, che, che peraltro è terribile, brutale, fredda, eh, disgustosa per alcuni versi perché è assolutamente antiromantica, invece è come dire aprire gli occhi sulla vera natura di Eros, sempre dal punto di vista di Schopenhauer, e ingannare la volontà di vita che ci vuole ingannare. Cioè io faccio sesso ma non metto al mondo un figlio. Ecco, eh, allora se Schopenhauer ha agito in questa maniera, come sembra, beh, in un certo senso è stato assolutamente coerente al, eh, alla sua filosofia, alla terapia che lui stesso propone. È vero, in ultima istanza, eh, Marta, eh, la soluzione più efficace è l'astinenza, la castità. L'astinenza, la castità che non è eh, per tutti probabilmente, ma che eh, per natura è più facile da conseguire quando si va in là con gli anni, no? Anche nella vita del, del, dell'induista, no? l'indiano, c'è questo tipo di, di fasi, no? quindi quando sei giovane eh, fai le tue stupidaggini sessuali, poi metti al mondo i figli e poi a 50 anni ti ritiri e diventi un monaco, uno yogi, un meditante. No? Come dire, ogni fase della vita è scandita da questo tipo di di rapporto con la sessualità, quindi un rapporto esplosivo, vissuto all'inizio, ma del resto lo devi vivere per capirlo. È eh, Anche la vicenda eh, del Siddhartha di Hermanesse, no? magari qualcuno di voi l'ha letto, eh, va proprio in questa direzione, no? Siddhartha è il, questo giovane che fa tutte le sue esperienze, no? cerca la verità e poi si imbatte nella sessualità, eh, si innamora, vive una storia eh, bestiale, no? profondissima, la disillusione che prova eh, da questa storia è assolutamente proporzionale all'illusione che aveva eh, provato innamorandosi, no? il disincanto è tanto doloroso quanto l'illusione. Quindi, se prima stavate dicendo che il saldo economico di Eros è zero, in un certo senso eh, avete ragione, è zero, è zero perché tanto ti illudi, tanto ti deludi. Chi poco chiede, chi poco si attacca, chi rimane in superficie poco soffre. Chi si attacca di più soffre di più. No, e quindi il saldo è sempre zero. In un certo senso. Allora. Quando capisci questo, quando capisci l'inganno che c'è dietro, eh, tendi a vedere le cose in un'altra maniera, a tirarti fuori per così dire. No? Ed è esattamente questa l'esperienza che, che poi fa, fa Siddhartha, il quale poi rincontra la, la sua eh, amante, eh, che nel frattempo è invecchiata, e quindi eh, rimposta un, eh, un rapporto su, su basi diverse, no? per poi superarlo del tutto, sedendosi in meditazione. Sulla, sulla, sul greto del famoso fiume, no? il fiume che rappresenta il divenire eracliteo, eh, ma anche l'impermanenza buddista, poi la vicinanza tra Taoismo, Buddismo e Eraclitismo è, come dire, è enorme, è, è talmente pronunziata che sembrano parole dette da, dalla stessa persona, anche se in tre lingue diverse. Dire che appunto esiste probabilmente come diceva Eraclito: di sapienza ce n'è una sola che attraversa tutto l'universo che risuona da una parte all'altra della terra. Perché se poi vai a scavare nei testi induisti, buddisti, taoisti, confuciani, o in quelli dei padri della chiesa cristiana o dei sufi musulmani o dei grandi filosofi greci, alla fine giungi a un nocciolo duro che dice sempre la stessa cosa e che si riferisce sempre alle medesime pratiche, al medesimo stile di vita declinato in maniera diversa, arricchito da note eh, folcloristiche per cui quello si siede in quella posizione, quello si siede in quell'altra posizione, quello fa quel gesto, l'altro fa un altro gesto, pronuncia altre parole, ma sostanzialmente lo stile di vita è lo stesso, no? per cui se tu confronti la giornata tipo del monaco benedettino, eh, la metti vicino alla giornata tipo del monaco zen in Giappone, dall'altra parte del mondo... Trovi che più o meno si alzano allo stesso orario, eh, fanno le loro preghiere o le loro meditazioni da un'ora X a un'ora Y, mangiano poco, fanno una colazione molto leggera, sono fondamentalmente vegetariani, eh, uno stile di vita molto, come dire, molto regolare, estremamente regolare o estremamente disciplinato, no? che dir si voglia, dedicano alcune ore allo studio, al lavoro, no, oretta, bora, è esattamente la stessa cosa. Certo, quello canta i suoi sutra, eh, in giapponese, l'altro in pali o in, in sanscrito, il, il monaco benedettino li canta in latino, ma poi alla fine l'atto del cantare o il l'atmosfera eh, la, che si crea cantando tutti insieme, un mantra, un sutra, no? Sutra poi vuol dire discorso. Eh, quindi è come il logos eh, greco o recitando una preghiera è esattamente la stessa la funzione è quella di creare quell'armonia di gruppo, di comunità che ti porta a distaccarti sempre di più dal principium individuationis per dirla con Schopenhauer, cioè dal, dal, dal tuo ego individuale per ricongiungerti al tutto vuoi chiamare Dio, lo vuoi chiamare nirvana lo vuoi chiamare Allah o come ti pare a te? Ma il meccanismo eh, spirituale, psicologico, è esattamente lo stesso. C'è una differenza sostanziale, perché l'analogia la, è il, la categoria del tutto, quindi della, della totalità, quindi il sentirsi parte di un tutto. La differenza fondamentale è il, il fatto che il tutto cosciente, autocosciente di Hegel è eh, razionale. Assolutamente razionale, e agisce in nome di un fine che dà senso e significato al suo agire universale anche nel piccolo del singolo individuo: all'agire del singolo individuo che è come dire trascinato in questa corrente della storia e coagente, ma sa di essere coagente in vista di un fine che lo sovrasta, evidentemente, come la, la provvidenza cristiana. E che però ecco, è in grado di riempire in positivo, dotandolo di senso e di significato, la sua esistenza. Quindi la sofferenza, polemos, comunque ha un esito alla fine positivo perché è funzione della dialettica e la dialettica serve al progresso e il progresso è buono e giusto, è razionale, sono le, le magnifiche e progressive sorti dell'umanità, quelle contro cui si scaglia. Eh, tanto uh, Leopardi quanto Schopenhauer, no? che criticano infatti questa mentalità, questa visione che è tipica del, eh, dell'idealismo e del, evidentemente dell'illuminismo e poi del positivismo. Invece nel caso di Schopenhauer, questo uno tutto, la volontà di vita, è assolutamente cieca, irrazionale, afinalistica, ateleologica, cioè non c'è un telos. Non c'è un qualche cosa da realizzare, non c'è una meta a cui giungere. E gli individui dunque non sono coprotagonisti di un progetto che indubbiamente li trascende in quanto individui, ma che dà senso alla loro esistenza provvisoria, momentanea, eternizzando la loro provvisorietà in un tutto storico che li sovrasta, ma che li accoglie in seno a un significato. Eh, Valoriale, no? Nel caso di Schopenhauer non c'è questo accoglimento, non c'è nessun significato. Il, il singolo individuo è agito, non agisce, non è un coattore, un coagente, è semplicemente agito, è uno strumento nelle mani di una volontà assolutamente cieca bestiale, che è per essere, è in quanto espressione di se stessa. E non può non essere, ecco, dell'essere di Parmenide, eh, che poi era diventato il Dio cristiano, e che poi era diventato lo spirito assoluto di Hegel, eh, che si era nel frattempo colorato di, delle idee platoniche, quindi aveva senso e significato, eh, aveva incamerato tutta una serie di aspetti patetici, quindi Dio è amore, Dio è caritas, Dio è provvidenza, eh, Dio è, eh, ha un progetto di salvezza per l'umanità. Eccetera, eccetera, di tutto questo non rimane nulla, si ritorna ad una visione eh, neutra che non è neutra, in realtà è tragica, essenziale e tragica, eh, che troviamo nei presocratici. La ben rotonda sfera di, di, di Parmenide è un po' meno animata dalla natura di, eh, di Leopardi o della volontà di vita di Schopenhauer. Ma sostanzialmente, non vuole nulla, eh, si limita ad essere. Eh, o l'Aperon di Anassimandro, figura forse ancora più esplicativa perché non si limita ad essere eh, staticamente ma eh, nel suo dinamismo eh, tira fuori, produce generazione dopo generazione le cose che sono, quindi anche gli esseri umani, la famiglia degli animali e delle piante per poi riassorbirli secondo il, il decreto del tempo, quindi c'è Cronos, c'è Ananche, la necessità, e poi c'è Diche, la giustizia. Tutto ciò che nasce deve morire e il fatto di nascere implica la generazione e poi la morte, quindi un ciclo continuo che non ha altro senso se non l'autoperpetuarsi. E quindi capisci che c'è una bella differenza. Allora, nel primo caso, uno potrebbe dire: nel caso di Hegel, voglio in tutte le maniere partecipare di questa stupenda avventura, questo romanzo che è la storia, trovando il mio posto e eh, mettiamo. Vediamo la chiave di lettura marxiana Voglio dare il mio contributo al progresso dell'umanità, alle magnifiche e progressive sorti dell'umanità e dunque eh, il sol dell'avvenire. Combattiamo come partigiani, eh, e sacrifichiamo la nostra vita per un'Italia diversa, per la libertà dei figli che vivranno. Ecco, possiamo credere a queste cose laicamente, ecco, senza parlare di immortalità dell'anima. Questo può dare senso anche ad una vita, anche al sacrificio della propria vita. Ma se io ti dico che sto romanzo è una farsa è una farsa. E che dunque, la realtà è quella che descrivono Anassimandro o Schopenhauer o l'induismo, e che dunque eh, perdersi in questo tipo di circuito non dà un senso e un significato alla nostra esistenza, ma lo toglie, lo annulla, eh, cioè anche il desiderio di senso e significato è un prodotto della nostra dimensione fenomenica, illusoria, ecco a quel punto l'unica cosa che tu vorresti fare, tu, generico evidentemente, è tirarti fuori, diciamo, se il gioco è questo io non voglio giocare, io me ne vado, ecco il significato della non-untas, ecco il significato dell'ascesi, ecco il significato dell'arte come terapia, come prendere le distanze da... Delle distanze che in sé per sé sono rasserenanti. Mi allontano dalla perturbazione che genera in me Eros, che genera in me questo, questo gioco, no? quindi c'è una bella differenza. Mi sono spiegato. La vicinanza tra eh, la eh, visione di eh, Schopenhauer e dunque la proposta terapeutica di Schopenhauer, a cui ci dedicheremo poi nella prossima lezione no? leggendo e commentando i passi che seguono e il buddismo è eh, testimoniato dalle quattro nobili eh, verità no? a cui accennavi tu questa è la dichiarazione che troviamo nel famoso testo buddista delle quattro nobili verità eh, interessante è anche eh, l'etimologia dei termini in sanscrito questo Katvari, aria, saciani, Katvari è quattro, eh, mi ricorda qualcosa, no? Quattror, aria, da cui ariano, non vuol dire altro che nobile, saciani è eh, il plurale di sacia che vuol dire verità e l'etimologia di questo termine sanscrito è eh, particolarmente Ehm, ricca, esplicativa. Pensate che in sanscrito shat, sha, è la stessa radice che troviamo anche in, in latino, credo che sia assonante, esse, ovvero indica l'essere, la realtà, così com'è. Ya indica invece l'andare verso, quindi l'accettazione, quindi la verità Etimologicamente, in sanscrito, suona come accettare l'essere in quanto tale, la realtà in quanto tale. O monaci, il Tathagata, significa colui che è andato oltre, il Buddha, il Venerabile, il perfettamente risvegliato, ha messo in moto presso Varanasi a Patana nel parco delle gazzelle l'incomparabile ruota della legge, che non può essere ostacolata da alcuna asceta o brahmana, o deva, o mara, o brava, né da chiunque altro al mondo, da nessuna forma di divinità, demone, o uomo, o sapiente, quindi è una verità assolutamente incontestabile. La ruota della legge. Bella questa immagine della ruota che viene messa in moto, no? che gira, la ruota della legge, cioè l'annunciazione, l'esposizione, la dichiarazione, la manifestazione, la determinazione, la chiarificazione, l'esposizione dettagliata delle quattro nobili verità. E di quali quattro? Della nobile verità del dolore, duca, satya. Della nobile verità dell'origine del dolore. Samuda Satya della nobile verità della cessazione del dolore nirod, Niroda Satya, della nobile verità della via che porta alla cessazione del dolore Marga Satya. Allora, la prima delle quattro nobili verità ducca, ducca dukkha, oh, dukkha è un termine eh, anche qui: è un eh, esprime una ruota che stenta a girare, no? come se ci fosse un ostacolo. Questo significa ducca, che indica sofferenza, impedimento, ostacolo, mancanza di libertà. Infatti, il cammino verso la risoluzione della sofferenza è detto cammino della liberazione, liberazione dalla sofferenza. È un cammino in negativo. Abbiamo un problema e lo dobbiamo risolvere. Ecco perché la proposta del Buddha. Eh, così come quella di Schopenhauer si presenta in termini terapeutici, eh, la filosofia è pratica ed è arte del vivere in senso terapeutico, ci dobbiamo dunque liberare dal dolore e eh, la verità del dolore è assolutamente autoevidente, dolore è in ogni fase della vita, sofferenza, impedimento è in ogni fase della vita. Nel nascere, nella malattia, nell'invecchiare, nel morire, ma anche nel, nello stare lontano da ciò che si brama eh, o dallo stare vicino, essere st costretti a stare vicino da ciò che si teme, da ciò che, che ci causa disgusto. Per esempio nel caso di qualcuno di voi per, vicino alla scuola no? o lontano da cose che, che danno piacere, eh, in ogni caso si tratta ecco, di, di un'illusione. Poi c'è la nobile verità dell'origine del dolore, samudaya satya, è basata sulla, eh, sul principio di causa-effetto. Il dolore, e la sofferenza, è generato dall'attaccamento, cioè dall'egocentrismo, ovvero dall'illusione falsa di un io individuale separato, separato ehm, protagonista eh, di una vicenda più o meno significativa o alla ricerca disperata di una vicenda significativa soddisfacente ma non c'è nessuna vicenda significativa e soddisfacente e a ben guardare non c'è nemmeno un io separato se non come eh, provvisoria costruzione fenomenica eh, funzionale alla vita di tutti i giorni funzionale alla sopravvivenza o alla perpetuazione della specie ma per sé irreale, cioè, noi crediamo, siamo fermamente convinti che esista questo nucleo eh, fondante della nostra personalità, lo chiamiamo io, e eh, che ci sforziamo di proiettare nel futuro in termini di immortalità dell'anima, ma questo nucleo fondamentale non c'è, tutta la realtà è assolutamente impermanente, ah niccia si dice in sanscrito. Eh, ovvero eh, impermanente, transitorio, transeunte, fatto di aria. La nobile verità della cessazione del dolore Niroda satya, ovvero se questa è la causa della sofferenza, diagnosi eh? Buddha come un medico, diagnosi. Abbiamo scoperto la causa. La diagnosis, la conoscenza della causa. Ecco la, eh, la terapia, no? Per eliminare il dolore bisogna rimuovere la causa del dolore. Che cosa significa? Niroda, ovvero l'attaccamento. Quindi se la sofferenza è causata dall'attaccamento, che è espresso attraverso l'io individuale, occorre rimuovere la causa del dolore, cioè l'attaccamento. Ovvero eh, risvegliarci, eh, Buddha vuol dire risvegliato, risvegliarci dall'illusione del nostro io separato della consistenza sostanziale del nostro io separato. Perché il nostro io separato è assolutamente non sostanziale. Quindi la visione induista buddista è radicalmente opposta a quella aristotelica. Aristotelica su cui si basa poi tutta la filosofia occidentale, cioè il principio di sostanza, che ci sia uno zoccolo duro, un nucleo duro di realtà che permane al di sotto del cambiamento. Ecco, questo mm, il buddismo e l'induismo non negano eh, a più riprese, quella Atman quella a, è un'alfa privativa, non c'è nessuna sostanza. Ecco cosa vuol dire Atman e non io, e infine la nobile verità che porta alla cessazione del dolore, Marga Satya, sono, è lo duplice sentiero, cioè le, le otto pratiche, le otto virtù che bisogna eh, coltivare le otto direzioni in cui occorre coltivare l'unica virtù che è quella di liberarsi il fine è quello della liberazione e il fine della liberazione deve andare oltre la stessa liberazione perché se mi attacco al principio di liberazione alla fine rimango comunque invischiato in qualcosa quindi raggiungere, come dire, una sorta di completa imperturbabilità lontananza dal tutto che è un immergersi nel tutto un diventare realmente tutto un estinguersi, è quel termine eh, nirvana significa questo: estinzione estinzione della volontà di vita, per usare nuovamente il termine eh, schopenariano. No? L'altra cosa che vi volevo leggere, quindi, eh, questo brano l'ho letto per eh, marcare eh, su eh, gestione eh, di Chiara, per marcare la vicinanza tra la eh, visione terapeutica del buddismo che avete già studiato come mi ha detto Chiara e eh, la visione di Schopenhauer. Vi leggo eh, questa favola dei porcospini, questa è di Schopenhauer e si trova in Parerga e Paralipomena. Alcuni porcospini in una fredda giornata d'inverno si strinsero vicini vicini per proteggersi col calore reciproco dal rimanere assiderati. Ben presto però sentirono le spine reciproche, il, do il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò nuovamente a stare insieme si ripeté quell'altro malanno, di modo che venivano sballottati avanti e indietro fra due mali, finché non ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione. Così, sembra quasi una favola di, di Esopo, eh? adesso c'è la morale, così il bisogno di società che scaturisce dal vuoto e dalla monotonia della propria interiorità spinge gli uomini l'uno verso l'altro. Le loro molteplici repellenti qualità e i loro difetti insopportabili però li respingono di nuovo l'uno lontano dall'altro. La distanza media, che si riescono finalmente a trovare e grazie alla quale è possibile una coesistenza, si trova nella cortesia e nelle buone maniere. A colui che non mantiene quella distanza si dice in Inghilterra keep your distance. Con essa il bisogno del calore reciproco è soddisfatto in modo incompleto. In compenso, però, non si soffre delle spine altrui, colui, però, che possiede molto calore interno, preferisce rinunciare alla società per non dare né ricevere sensazioni sgradevoli. E questa è la scelta di vita di Schopenhauer, no? colui che è così pieno della propria interiorità, così eh, autosufficiente. No? È l'ideale dell'autarchia, del bastare a se stessi che troviamo anche nel mondo antico, no? nel cinismo, nello stoicismo, ecco, colui che è così autosufficiente da poter rinunciare al conforto del calore umano, vedete qui si parla di calore umano, ecco perché eh, l'esempio dei porcospini, ma eh, abbiamo bisogno gli uni degli altri, tanto più siamo fragili, tanto più non riusciamo a fare i conti con il dolore, con la morte, e tanto più ricorriamo agli altri, egoisticamente in un certo senso, no? E perché questa coscienza comune ci conforta, ci riscalda, ecco perché quando muore qualcuno facciamo le nostre condoglianze o sentiamo il bisogno di farci gli auguri. Eh, al compleanno, o oh, di salutarci graziosamente, gentilmente, no? le buone maniere, la buona educazione. Perché dietro questo, eh, ci dice Schopenhauer, c'è quella consapevolezza, magari rarefatta, eh, intermittente, del fatto che stiamo tutti quanti sulla stessa barca e che quindi tutti quanti abbiamo a che fare con quella vicenda tragica o tragicomica, per così dire, che chiamiamo vita. E quindi abbiamo bisogno del conforto degli altri anche perché non sopportiamo noi stessi. Spesso e volentieri eh, le persone iper sociali, ipercinetiche, no? particolarmente estroverse, hanno un pessimo rapporto con loro stesse. Non riescono a stare in solitudine, non riescono a convivere con loro stessi. E quando tu hai un nemico dentro casa e quel nemico si chiama. Il tuo io è il tuo io, no? si chiama col tuo nome di battesimo e allora sono veramente guai perché, dagli altri, in qualche maniera possiamo fuggire, da noi stessi non possiamo fuggire. Fuggire da noi stessi provvisoriamente però, ecco, significa consegnarci al mondo, alla no? mondanità, alla chiacchiera, alla chat, eh? al. Alla battuta facile cercare il calore degli altri calore degli altri che nel momento in cui lo assaggiamo e ne proviamo un minimo di conforto eh, subito dopo ci, ci, ci repelle, ci, ci respinge, no? Eh, le grandi, I grandi assembramenti di persone, no? le grandi masse eh, sono qualcosa che in parte ci, ci attira, in parte, poi dipende dalla nostra individualità, effettivamente ci, ci respinge, no? Eh, ci, 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 ci stufa, ci, ci fa disperare, eh, per così dire. È una visione interessante. Per esempio, questo tipo di visione fa il, il paio con. Eh, la ginestra di leopardi no? anche leopardi, ma anche se in maniera pi più alta, esprime questa necessità di stare vicino, no? di produrre solidarietà, calore umano, rendendosi conto che siamo tutti eh, sulla stessa barca. No? E poi è il messaggio finale eh, della ginestra. E del resto, anche qui, eh, se andiamo a vedere le tradizioni spirituali da Oriente a Occidente, troviamo che il modello di vita. Ideale, vedi per esempio il cristianesimo, è quello del monaco e monaco viene da monos ago, cioè mi conduco da solo, mi conduco in solitudine. Eh, prima del cenobitismo i monaci, cioè gli asceti, vivevano per conto loro, fondamentalmente vivevano per conto loro, quindi lontani dalla società. No? Quella sarebbe la perfezione, ma siccome la perfezione è ben lungi dall'essere realizzata, eh, si può eh, intraprendere la via in comunità. In cui si è soli, ma in comunità ecco, si prega Dio eh, in comunità e ci si, ehm, come dire, ci si ritira nella propria interiorità. Poi l'interiorità è comune. L'interiorità alla fine si scopre che è vuoto, che è votezza, che è nulla, per così dire, e in questa interiorità si scopre Dio quindi ci si riconcilia con il proprio sé, sì, il proprio più grande sì, no? Allora, eh, vi leggo eh, questo passo eh, abbastanza breve, poi ci salutiamo. Un passo, quello eh, della vita che oscilla come un pendolo tra dolore e noia, no? un passo celeberrimo, eh, facile da comprendere, alla luce di tutto quello che ho detto fino adesso. Ogni volere proviene da un bisogno, cioè da una privazione, da una sofferenza. La soddisfazione vi mette un termine. Ma per un desiderio che viene soddisfatto ce ne sono dieci almeno che debbono essere contrariati. Per di più ogni forma di desiderio sembra non aver mai fine e le esigenze tendono all'infinito. La soddisfazione è breve e avaramente misurata, ma l'appagamento finale non è poi che apparente. Ogni desiderio soddisfatto cede subito il posto ad un nuovo desiderio. Il primo è una disillusione riconosciuta, il secondo una disillusione non ancora riconosciuta. Nessun voto realizzato può dare una soddisfazione duratura e inalterabile. È come l'elemosina che si getta a un mendicante, che gli salva la vita oggi per prolungare i suoi tormenti sino all'indomani, finché la nostra coscienza è riempita dalla nostra volontà, finché ci abbandoniamo all'impulso dei desideri, con la loro alternativa di timori e di speranze. Finché in una parola siamo soggetti del volere, non ci saranno concessi né felicità duratura né riposo. Inseguire o fuggire, temere la sventura o anelare alla gioia, è in realtà la stessa identica cosa. L'inquietudine di una volontà sempre esigente, in qualunque forma si manifesti, riempie ed agita incessantemente la coscienza. Ora, senza tranquillità, nessun vero benessere è possibile. Già nella natura incosciente constatammo che la sua essenza è una costante aspirazione senza scopo e senza posa. Nel bruto e nell'uomo questa verità si rende manifesta in modo ancora più eloquente. Volere e aspirare, questa è la loro essenza, una sete inestinguibile. Ogni volere si fonda su un bisogno, su di una mancanza, su di un dolore, quindi è in origine e per essenza votato al dolore. Ma supponiamo per un momento che alla volontà venisse a mancare un oggetto, che una troppo facile soddisfazione venisse a spegnere ogni motivo di desiderio. Subito la volontà cadrebbe nel vuoto spaventoso della noia. La sua esistenza, la sua essenza le diverrebbero un peso insopportabile. Dunque la sua vita oscilla come un pendolo. Fra il dolore e la noia, suoi due costitutivi essenziali, donde lo stranissimo fatto che gli uomini, dopo ricacciati nell'inferno dolori e supplizi, non trovarono che restasse per il cielo niente all'infuori della noia. E infatti, la cantica del paradiso è probabilmente tra le tre cantiche della Divina Commedia di Dante, quella più noiosa, quella più. Barbosa, no? Nulla rimane se togliamo il dolore, tutte le vicende drammatiche eh, di cui siamo voraci, eh, voraci consumatori, no? Le, le, I film, i drammi, la tragedia, no? A questo effetto catartico perché ci mette dinanzi alla, alla, alla trama drammatica e tragica della vita. Finché si tratta di dolori degli altri eh, ne traiamo anche godimento, finché capita a qualcun altro, lo possiamo vedere da fuori, ce ne distacchiamo, no? È l'effetto catartico di cui parla Aristotele. Ma poi, alla fine, se cancelliamo tutte queste sofferenze e la visione di queste sofferenze, che cosa rimane se non una terribile, tutta avvolgente noia? Ecco che la beatitudine celeste, quella del paradiso, altro non è. Anche questa è un'interpretazione, come dire: mh, eh, divergente, no? Eh, proprio perché divergente, è estremamente interessante, eh, che ci dà Schopenhauer del mito cristiano, no? nell'aldilà diviso in inferno e paradiso. Allora, eh, Chiara, eh, questa illusione la conosciamo bene, la conosco bene anche io, la conosciamo bene tutti, eh, ovvero eh, quella di poter eh, saldare insieme, fondere insieme, ingannando così la sorte, eh? Eh, toglie, tirandoci fuori da questo meccanismo infernale, L'amore inteso come Caritas o Agape, no? dicono i cristiani, cioè l'amore disinteressato, eh, sarà darlo insieme alla sessualità. Ora, eh, si tratta di un'operazione ehm, che mette insieme due cose assolutamente contraddittorie e purtroppo, anche se ci si sforza di ricorrere alla dialettica hegeliana, direi inconciliabili, cioè qui la aufhebung eh, non funziona. Eh, non si riesce a sintetizzare la sessualità, il sesso, eros, con agape. Eh, mm, mezzo c'è filia, forse la filia sì, ma l'eros no. Perché l'amore sessuale è un amore individualizzato, individualizzante, un amore che comporta attaccamento, attaccamento feroce e anche la rinuncia al proprio oggetto d'amore. Eh, si sì, traduce in ulteriore attaccamento: quindi il sentirsi vittimisticamente, eroicamente eh, capri espiatori, ci si sacrifica per l'amata o per l'amato nel suo interesse, è ancora una volta operazione illusoria. Poi voglio dire, i fumi dell'illusione si dissolvono dopo un po' per fortuna illusoria perché genera un'altra forma di attaccamento attaccamento che si cerca disperatamente di sublimare ma anche la religione è una forma di sublimazione dell'eros no? ci si attacca alla statua della madonna o all'aspetto patetico della morte del cristo in croce e infatti le suore sono le spose di cristo e, e i monaci possono essere più o meno eh, dediti al culto mariano e freud poi ci dirà che si tratta appunto di sublimazione del sesso quindi purtroppo eh, Chiara, eh, direi che eh, l'amore inteso in termini erotici e eh, l'amore inteso in termini eh, affettivi, caritatevoli, sono due forze assolutamente contraddittorie, eh, ovvero l'amore inteso in termini eh, caritativi, agapici, quindi l'amore che salva, è l'amore disinteressato, quello del totale annullamento del proprio io e ti salva, è un atto, in un certo senso è un atto egoistico, è un atto egoistico nella misura in cui eh, mira alla frantumazione dell'ego, alla dimenticanza dell'ego, al superamento dell'ego, ma è l'amore di Madre Teresa di Calcutta che va a aiutare i moribondi in quel di Calcutta, sui marciapiedi di Calcutta, cioè assiste a quello che sta morendo, lì, il moribondo, perché se tu ti metti dal punto di vista del moribondo, ne detergi il sudore, gli umori, cioè devi mettere le mani nella sporcizia del mondo, tu in quel momento devi maturare, maturi, un distacco tale dal, dal, dai, dal tuo destino personale, cioè ti dimentichi realmente di, di te stesso, no? È un'operazione tipo bere l'acqua lete, in senso però metafisico, quella che bevono le anime nel, nel mito di R, er, no? nella Repubblica di Platone, che bevono le anime prima di reincarnarsi. Allora, quell'amore lì, agapico, è l'amore che mira al distacco dal proprio io e al distacco dall'oggetto dell'amore. Tu non ti attacchi al moribondo, te ne prendi cura proprio perché sei distaccato dal moribondo, dalla morte stessa, da tutto. E lo fai in nome di Cristo, che è un principio. Anche qui del, del, dell'unitarietà del tutto, una unitarietà salvifica, però va proprio contro il principio dell'eros. L'eros è attaccamento, è brama di piacere, come ci insegna Platone, è bisogno, è mancanza. Bisogno, mancanza, e se tu decidi eh, egoisticamente di immolare la tua esistenza per un oggetto amato, fantastico, che è questa o quella persona, perché credi che il suo interesse sia eh, un'altra donna, ossia un'altra scelta di vita, e eh, perché ti, ti, ti illudi, cioè ti stai autoimmolando per nulla, poi in realtà lo stai facendo per te stesso, poi scoprirai che dietro c'è lo zoccolo duro, che è il tuo io, che vuole, vuole, è talmente avido, è talmente avido che non ci sta. E quindi vuole, vuole affermare la sua potenza a un altro livello e si ritira lì verso i cieli della metafisica. Io, io, io io sono capace di sopportare anche questo immenso dolore e mi sacrifico, no? Vedi i dolori del giovane Werther, di, di Goethe, no? O eh, le ultime lettere di Jacopo Ortis, le ultime lettere di Jacopo Ortis, forse l'avete letto, di Foscolo, no? Il protagonista si immola per amore, per la patria e amore per la donna, no? E che cosa fa con quell'atto? Che è il suicidio? Che cosa fa? Sta affermando in ultima istanza la sua volontà di vita, al di là di tutto, il suo attaccamento. Infatti, infatti, Schopenhauer dirà che il suicidio non è affatto una via d'uscita. Il suicidio non nega la volontà di vita, non ti porta a distaccarti, ma la rafforza. Allora, credo di averti risposto. Purtroppo, capisco. Eh, il senso della tua domanda, e eh, ti assicuro, lo capisco profondamente, nel senso che sono vicissitudini attraverso le quali passiamo tutti quanti, da giovani o da meno giovani, e ti assicuro che purtroppo le due eh, cose sembrano mh, difficilmente conciliabili. O oh, c'è l'esempio di Eloise a Belardo, eh, però eh, a Belardo lo devono castrare a quel punto. Poi quella si ritira in convento, quell'altro nell'altro convento, allora forse. Dopo la castrazione, forse, però, castrazione eh, sia nel senso reale sia nel senso metaforico.